l'accoglimento a fattor parziale. Ovviamente ho preparato sempre degli esercizi, livello, ovviamente livello facile, medio e difficile, andiamoli a fare immediatamente. Allora, giusto per capire ragazzi, a fattor parziale è un po' come il fattor comune, però lo devo fare parzialmente, cioè a metà, parte a parte. Perché guardate questo polinomio, prima osserviamo, A è presente qui, qui e qui, ma non è presente qui, la B è presente solo qui e qui, la D è presente solo qui e qui, quindi non posso fare un raccoglimento immediatamente totale, e allora mi va l'idea che possa fare il raccoglimento a fattor parziale. Fattor parziale che poi d'altronde posso fare, non è proprio una regola questa, quando comunque di norma, quando ho 1, 2, 3 e 4, 4 elementi, oppure 6, cioè gli elementi, cioè i monomi, devono essere pari, ok? E cosa faccio? Beh, mi prendo i primi due ad esempio, quindi qui bisogna fare un po' l'occhio ragazzi, e l'occhio arriva solo con l'esercizio, solo se fate un po' di esercizio al giorno, 5 minuti di esercizio al giorno, ogni giorno. E allora cosa faccio? Raccolgo A a fattor comune, come abbiamo visto nel video precedente, quindi A che moltiplica A più B, perché A per A fa la seconda e A per B fa proprio a B. Poi andiamo a quest'altra seconda parte. Che abbiamo in comune? Abbiamo la D, e quindi scrivo più D che moltiplica di nuovo A più B. Non è finita, adesso queste due quantità chi hanno in comune? A più B, quindi raccolgo A più B che moltiplica A più D, ok? Quindi alla fine diventa come un raccoglimento a fattor totale, va bene? Facciamo l'altro esercizio, anche in questo caso vedete abbiamo quattro monomi, quattro quantità. Allora raccolgo la X tra queste prime due, vedete l'ho segnata a colori proprio apposta, quindi raccolgo la X, ovviamente dalla X raccolgo sempre quella col minimo esponente, che moltiplica X più Y per riottenere la stessa quantità. Poi più 3, vedete ha fatto il comune, che moltiplica X più Y. Adesso questi due chi hanno in comune? X più Y, quindi raccolgo X più Y che moltiplica X più 3, in modo da riottenere la quantità di prima. Andiamo al livello medio. Ovviamente livello medio ragazzi non è nulla di che, non è che siano in realtà più difficili esercizi, possono essere solo un po' più lunghi. Allora anche in questo caso abbiamo quattro quantità, 1, 2, 3 e 4. Partiamo dai numeri 4 e 2, vedete chi raccolgo al fattor comune 2 e fra la seconda A raccolgo A che moltiplica ovviamente 2A meno 1, perché 2A per 2A fa 4 alla seconda e 2A per meno 1 fa meno 2A. Poi osservate un attimo, attenzione ragazzi, qui c'è una cosa molto importante. Vedete qui, fra 6 e 3, ovviamente, e B, raccolgo, fra 6 e 3 raccolgo il 3 ovviamente, perché sia 6 che 3 sono divisibili per 3, e poi raccolgo B. Però attenzione, io per semplicità raccogliete sempre più, ok, più 3B, però adesso il 3 per ottenere meno 6 lo devo moltiplicare per meno 2, perché più per meno fa meno, ed eccolo, e 3 per 2 fa, fa 6, quindi meno 6AB, e più per più fa più, più 3B, 3B per 1 fa 3B. Però adesso guardate, uno dice, ok, adesso queste due quantità chi hanno in comune? Non hanno in comune nulla, perché qua ho 2A meno 1 e qua ho meno 2A più 1. Sono invertiti i segni, non sono le stesse quantità, e uno dice ma che peccato, ma nulla è peccato, perché in matematica basta cambiare segno all'interno della parentesi e anche segno davanti al monomio e nulla cambia, quindi più diventa meno e questi qua li cambio di segno ed ecco che ho ottenuto 2a meno 1 come il monomio, il binomio che stava nella prima parte. Quindi raccolgo 2a meno 1 a fattor comune che moltiplica 2a meno 3b. Ed è fatto. Facciamone un altro. Anche in questo caso addirittura qua ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo 6 quantità. Allora vedete, a 2 a 2 faccio il raccoglimento a fattor parziale. Ok? Quindi... ovviamente qui sono sistemati, non sempre sono sistemati ragazzi, ecco perché bisogna fare l'occhio. Allora, come vedremo nel prossimo esercizio poi, qui abbiamo x e x, raccolgo x che moltiplica a meno 2, cioè quello che mi rimane fuori, più
qui ho y e y che moltiplica a meno 2. Qui ho più, la colgo sempre più per comodità, 2, tra 2 e 4 la colgo il 2, e fra 0 e 0 la colgo z, che moltiplica però meno a più 2, ok? Perché 2z per meno a fa meno 2az, e 2z per più 2 fa più 4z. E adesso questo è uguale, e queste due sono uguali, ma questa non è uguale a questa, perché qua ho a meno 2, mentre qua ho meno a più 2. Come prima, ragazzi, ripetita iuvant, cambio segno dentro la parentesi e cambio segno a fianco, quindi mi rimane meno 2z che moltiplica a meno 2. Vedete, a è diventata positiva e il 2 è diventato negativo. A questo punto tutte e tre le quantità hanno a meno 2, che raccolgo a fattore comune, che moltiplica x più y meno 2z, e l'abbiamo scomposto. Vedete, nulla di che. Andiamo a quelli difficili, ma difficili sempre per modo di dire, non c'è mai nulla di difficile. Guardate, anche qui abbiamo 6 quantità, però non sono ordinate. Vedete, io le ho ordinate, 2x quadro con meno 2bx, poi vedete xy con meno by, ho raccolto dove stavano le y, e qua meno 3ax e 3ab, ho raccolto dove stavano le a. Ecco perché bisogna fare un po' l'occhio, è chiaro? Quindi qua ho raccolto 2x e 2x, qua ho raccolto 3a e 3a, e qua ho raccolto y e y. Come ben vedete, vi ho messo proprio le frecce apposta. Allora, tra questi due raccolgo 2x, ok, che moltiplica x meno b, poi più, tra questi e questi ho raccolto y che moltiplica sempre x meno b. Ricordatevi che, tra parentesi, ragazzi, anche per furbizia vi deve rimanere la stessa quantità, e poi tra 3ab e meno 3a ho raccolto più 3a che moltiplica meno x più b. Attenzione, perché questa quantità adesso è diversa da questa e questa. E cosa facciamo? Sempre la stessa cosa, cambiamo segno qua dentro e cambiamo segno a fianco. Quindi adesso avrò, riscrivo il tutto, quindi tutte e tre le quantità avranno x meno b a fattore comune, quindi che lo raccolgo, quindi x meno b che moltiplica 2x più y meno 3a, cioè tutto quello che mi rimane fuori, va bene? Allo stesso modo mi comporto con quest'altro polinomio, andiamolo a fare. Allora, abbiamo a più b alla seconda per a meno b, poi abbiamo queste quantità e queste altre due quantità. Allora, qua non posso fare niente, ragazzi, ricordiamoci che quantità tra parentesi sono un'unica quantità, sono già scomposte, non posso fare nulla. Vediamo cosa fare qui. Tra meno 4ax e meno 4bx raccolgo più 4x che moltiplica meno a meno b, e poi tra queste due raccolgo b alla seconda, sempre quello con l'esponente più basso, che moltiplica a più b. Ok, questo lo riscrivo. Attenzione, ragazzi, io qui ho a più b, ho a più b, ma qui ho meno a meno b, che è diverso. E che faccio? Cambio segno e cambio segno, quindi meno 4x che moltiplica a più b. Adesso vedete, ho tre quantità identiche in tutte e tre, no, i monomi, e quindi raccolgo a più b a fattore comune che moltiplica. Allora, a più b, per ottenere a più b alla seconda per a meno b, lo devo moltiplicare per a più b, perché a più b per a più b fa a più b alla seconda, base, stessa base, somma degli esponenti, e poi mi rimane a meno b. Poi a più b, per ottenere tutta questa quantità, lo devo moltiplicare per meno 4x, e a più b, per ottenere tutta questa quantità, lo devo moltiplicare per b alla seconda. Adesso a più b che moltiplica, questo è un prodotto notevole, ok, e somma per differenza, che è uguale ad a alla seconda meno b alla seconda, cioè a per a fa la seconda, più per meno fa meno, e b per b fa b alla seconda, meno 4x più b alla seconda. Ovviamente questi due termini si dividono, meno b alla seconda più b alla seconda, e mi rimane a più b che moltiplica alla seconda meno 4x, ed ecco scomposto in un nostro polinomio. Ok, ragazzi, io spero di essere stato chiaro. Fate sempre
qualche esercizio al giorno sulle scomposizioni, perché le scomposizioni vi serviranno per tutti e cinque gli anni di scuole superiori, li troverete dappertutto, e all'università Dio ce ne scampi e liberi. Arrivederci ragazzi, al prossimo esercizio.